In una Tokyo di un mondo parallelo dove piove incessantemente e quindi tutti i meteorologi hanno perso il proprio posto di lavoro, dove viene ancora utilizzato Yahoo Answer e dove il McDonald's fornisce il miglior cibo sulla faccia della terra, si intrecciano i destini di Odaka, ragazzo scappato di casa, ed Ina, ragazza speciale capace, pregando, di poter far tornare, seppur per breve tempo, il sereno. Questa era, abbastanza riassunta, la trama di Tenki no Ko, Weathering with You, disponibile nuovamente nei cinema italiani il 5 e 6 novembre per chi lo volesse recuperare, e ve lo dico anche perché da questo momento in poi all'interno del video parleremo a 360 gradi di tutto ciò che riguarda questo nuovo film del maestro Shinkai. Mentre il precedente film che l'ha reso noto al mondo, Your Name, Kimi no Na wa, era facilmente riassumibile con Ehi, ehi, ma come ti chiami? Boh, e tu come ti chiami? Boh. Questo suo nuovo lungometraggio ha una trama decisamente molto più complessa e criptica. Ehi, ma ti piace la pioggia? No? Allora vuoi che mi sacrifichi perché questa pioggia finisca? Dio mio, no! Innanzitutto c'è da dire che io questa volta al cinema non sono neanche potuto andare a vederlo, perché dovete sapere che il 13 ottobre, il giorno che ho fatto la live sul canale, è stato anche il mio compleanno, e la vita ha deciso di regalarmi un bel febbrone che non mi ha permesso nei tre giorni in cui era disponibile, 14, 15 e 16, di poterlo andare a vedere. Per cui sì, lo so cosa state pensando, mi sono perso la pubblicità di Maleficent messa per ben tre volte prima di vedere il film. Purtroppo me ne farò una ragione. Per cui ovviamente non mi soffermerò sulle vesti grafiche, che saranno state sicuramente d'alto livello, non ho potuto ascoltare il doppiaggio e in generale, come ho sempre detto anche nelle recensioni dei film di Kimi no Na wa, Your Name e Koi no Katachi a Silent Voice, non ho potuto vivere appieno l'esperienza che costituisce andare a vedere al cinema film d'animazione di un certo livello, come in questo caso, in cui anche l'andare in sala e condividere la visione con altre persone appassionate come te, purché non si comportino come dei tamarroni reclusi, fa comunque parte dell'esperienza totalitaria con cui andare poi a giudicare, essendo comunque un po' influenzati dall'atmosfera mentre la si visionava. Per quanto riguarda l'atmosfera che ho provato io a casa, guardandola in streaming con uno streaming di qualità scadente, con i sottotitoli in inglese e con i miei due fedeli amici, una giapponese alzata che ho deciso di chiamare Mononoke e un giapponese alzato che ho deciso di chiamare Ciruzzo, vorrei invece soffermarmi su quanto sia stato originale l'opera, come sia stata pubblicizzata e soprattutto il finale. Dio mio, il finale, ma ci arriviamo, perché sennò sembra veramente di fare solo chiacchiere da bar. Partiamo dai cumulonimbi, questi nuvoloni carichi d'acqua che possono contenerne tanta quanta quella di un lago, al cui interno si è sviluppato un ecosistema con tanto di proprie condizioni climatiche, fauna e flora. Ho trovato l'idea davvero molto carina e interessante, ed è stato davvero un peccato, secondo me, vederla approfondita così poco, con questi pesciolini che ogni tanto giungevano sulla terra, oppure solo alla fine del film, quando Odaka va a salvare Ina, vedere queste specie di dragoni di vento ed acqua, al cui interno vi erano altri esserini simili a delle meduse. È stato quasi un paradosso vedere così poco trattato questo mondo, quasi come se passasse in secondo piano, quando è in realtà ciò che va a influenzare l'intera sinossi del film. E penso che l'avrebbero potuto sfruttare decisamente meglio. Avrebbero potuto mostrarcelo sicuramente un po' di più, magari andando a tagliare tanti momenti morti o poco influenti che hanno popolato la prima metà del film. Ho intitolato il video, magari in maniera un po' provocatoria, Weathering View non è Your Name, non per dire che uno è brutto e l'altro è bello o per fare paragoni, nonostante sappiate che a me è piaciuto di più Your Name, né per dire ovvietà, perché sono comunque due film decisamente diversi, volendomi più soffermare su come sia stato pubblicizzato e recepito in Italia, facendo comparire e titolare ovunque Shinkai, che a momenti Miyazaki e Studio Ghibli, levatevi che non siete nessuno. Calma, cioè aspettiamo un momento. Come manovra commerciale è correttissima, non ho nulla da dire, e anzi il fatto di avere come cavallo di battaglia promuovere questo nuovo film ricordandosi del successo di Your Name è proprio l'ABC, la base. Ed infatti è quello che l'otaku medio, comunque lo spettatore medio che segue anime, immediatamente pensa sentendo Shinkai. Shinkai, Your Name, se è un po' più acculturato gli ricorderà anche 5 cm al secondo oppure Il Giardino delle Parole. Se abbiamo un otaku nobile poi si leverà
il monocolo e sarà lì mentre sorseggia il suo brandy a ricordarsi di Viaggio verso Agartha, però state sicuri che in Italia e in generale nel mondo, a parte per chi si informa e per i veri appassionati, Shinkai non dice altro. Ad esempio il corto Neko no Shukai, molti non sanno manco dov'è di casa, non che si stiano perdendo chissà cosa, è semplicemente un corto di un minuto in cui si vedono queste manie di potere dei gatti che però poi non si realizzano mai. Mentre confonderà Egao, cortometraggio del 2003 del maestro Shinkai, con una pratica abbastanza apprezzata da noi maschietti. Ma perché vi dico questo? Perché Shinkai è passato dalle stalle alle stelle in una maniera incredibile, ma non ha attraversato delle tappe che normalmente chi raggiunge il successo dopo tanto tempo vive. Mentre per molti, no, io preferisco Shinkai a Miyazaki. Così, che magari ci sta come scelta stilistica, ma non regge molto come paragone. È come dire, no, io tra Satoshi Kon e Shinkai preferisco Shinkai perché Satoshi Kon non pubblica più da tanto tempo. Per la cronaca, Satoshi Kon è morto, però visto che di questi dialoghi, non sto scherzando, se ne sentono davvero tanti, e ci sono molti che si identificano nell'elite, nei radical chic degli anime, voglio essere il più chiaro possibile. No, il fatto di mettere all'interno di Weathering With You tutte queste citazioni quasi forzate a Your Name, come ad esempio l'apparizione di Taki e Mitsuha, siano comunque state piacevoli per me, abbia provato quel senso di malinconia e soddisfazione nel rincontrare amici di vecchia data e vedere che stanno bene, in questo caso col voler battere sempre sul fatto che debba quasi essere considerato un sequel spirituale della sua precedente opera, hanno trasformato quei feels, quei sentimenti più in una cosa tipo il rincontrare quel compagno di medio superiori che ti stava particolarmente antipatico, il vederlo e non sapere come comportarti, se salutarlo, se ignorarlo, se tentare di essere civili o esordire con un bel pugno in faccia diretto e finirla lì. Ma in realtà quello che voglio dire, tralasciando i paragoni che si sprecano con Your Name in termini di emozioni, atmosfere e pathos, su cui secondo me Weathering With You è sotto tutti i punti di vista inferiore, non lo reputo brutto. Però è da considerarsi un piacevole lungometraggio d'animazione di quelli che potresti vedere così a tempo perso, magari un sabato pomeriggio quando non hai niente da fare. Null'altro, perché a parer mio i capolavori sono ben altri. E questo non è che mi abbia trasmesso chissà che tipo di emozioni, insegnamenti o lezioni di vita. Piove, camma fa? Non voglio sembrare l'ignorante che guarda il film d'animazione né tantomeno l'hater, però veramente molto 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 ingigantito come fenomeno rispetto a ciò che realmente fosse e rappresentasse, per poi giungere a un finale con un climax discendente che va proprio sottoterra, anticlimatico, superficiale e soprattutto semplicistico da far schifo. Quando sei lì che la storia comunque si è sbloccata, soprattutto dopo la seconda metà del film a parer mio, quando tutti i tasselli hanno preso il loro posto, quando c'è Odaka che sembra finalmente voler dichiararsi Adina, quando lei si trasforma praticamente in tempesta degli X-Men e pregando distrugge, fa esplodere completamente con un fulmine o un camion, vengono divisi dalla polizia e per 3 anni non si vedono né si sentono, con lui che frequenta tranquillamente la scuola ma non ha voglia di contattarla, perché non è come in Your Name che ci sono tantissime problematiche dietro a loro perdersi di vista, questioni spazio-temporali. In questo caso si tratta semplicemente di non riuscire a contattarsi perché lui sa che lei non usa il cellulare, lei non prova a contattarlo, lui neanche prova a contattarla sapendo che sia lei che il fratello sono rimasti buoni amici del suo ex capo, e così per 3 anni non si vedono, per poi lui, bam, finisce la scuola, torna a Tokyo, la incontra, dice: ehi pupa, sono tornato, adesso staremo per sempre insieme, e a lei va bene così. No, cioè no, fanno capire quasi che lei per 3 anni non abbia fatto niente, non abbia vissuto, non abbia conosciuto persone, non si sia fidanzato, non abbia fatto assolutamente niente, per puro caso lo rincontra e si mettono insieme. Non fraintendetemi, non è che io sia narcisista o comunque non apprezzi il lieto fine, io apprezzo il lieto fine specie se sono poetici come in questo caso, magari romantici, anche solo sentimentali, ma qui la poesia si va un po' a mischiare con qualcosa di aleatorio, di estremamente superficiale a parer mio e soprattutto, ripeto, semplicistico da far schifo, che tutto va bene anche quando in realtà non ci sono proprio le basi per fare in modo che una cosa del genere possa concludersi in questo modo. Una forzatura inutile che secondo me avrebbero potuto risparmiarsi semplicemente con qualche piccola scena più approfondita per dare un finale più concreto all'opera, che va così a inghiottire, a fagocitare l'intera trama già melensa di suo. Per cui
Onestamente, vi ha deluso? Ha rispettato le vostre aspettative? E se sì, in che cosa l'avete apprezzato? Io sono comunque contento che al botteghino sia andato bene. Spero di trovare qualcuno con cui andare a vedermelo, a rivedermelo col doppiaggio in italiano a novembre. E non vedo l'ora di vedere nuovi film d'animazione nelle sale italiane. Ringrazio tutti coloro che mi seguono come sempre e che mi supportano, specie i miei patrons che promuovono mese dopo mese i miei video, che ringrazierò sempre di cuore. Spero che qui sotto si crei un dibattito civile e carico di flame. Il prossimo video sarà proprio anime da vedere della stagione autunnale del 2019 e noi ci vediamo a breve appunto con questo e altri video. Ciao ciao!